Buongiorno, benvenuti allo Stadio Comunale di Darfo, presentazione ufficiale di uno dei nuovi acquisti della prima, per la prima storica Serie B della Feralpisalò. Oggi presentiamo Luca Ceppitelli, a cui diamo di nuovo un caloroso benvenuto. Cominciamo subito con le domande della stampa, partiamo da Sergio Zanca, Brescia Oggi. Mi ha colpito della tua carriera il fatto che a 36 anni... 34. Una settimana. 34, 34. Mi faccia più vecchio. Ah sì, scusa, ho letto male io, 34. Hai indossato la maglia soltanto di 6 società. La Feralpi è la sesta. Ci sono giocatori che a 20 anni hanno già cambiato 22 squadre. Tu, insomma, vabbè, hai fatto gli 8 anni di Cagliari, però 3 Bari, 2 e mezzo Andria, prima Perugia. Come mai questa tua fedeltà alle varie maglie? Come si spiega? Ma penso che si possa spiegare da un lato perché metto sempre la massima professionalità in quello che faccio. Poi io credo che se uno viene spesso, comunque può capitare di venire spesso riconfermato e apprezzato, è solo una qualcosa di positivo che ha significato molto per la mia carriera. Ho sempre voluto restituire tanto a chi mi ha dato tanto, e quindi per me è stato sempre un passo importante quello che ho fatto un pochino in tutte le società, che è successo un po' di più con il Cagliari, perché è durata veramente tanto, ma è stata una società che mi ha dato tantissimo e io ho cercato di restituire il più possibile. Tuo terzo anno di Bari, 13-14. Alla fine una stagione iniziata con la fuga di Gautieri, proseguita male, eh? Alla fine girate un docufilm, quelli che piacciono tanto a Matteo, i suoi cinemini. Allora, una meravigliosa stagione fallimentare. Com'è che non ti ho ritrovato come attore tra i candidati all'Oscar? Cioè, è stato un episodio così casuale, fortuito? No, è stato veramente, a prescindere dal docufilm, che è venuto in un periodo molto particolare e poi sicuramente è uscita una bellissima storia. È stata una stagione fantastica quella lì, perché nonostante le grandissime difficoltà, il fallimento della società e tante problematiche che abbiamo avuto, abbiamo fatto una grandissima annata, abbiamo quasi sfiorato la Serie A, quindi... quell'anno rimarrà nella storia veramente di tutti noi, nella storia di Bari, e penso che è indimenticabile, sarà indimenticabile per tutti sempre. Tu e Sau siete come marito e moglie, viaggiate insieme, cioè, come mai questa unione? Cioè, lui sardo silenzioso, tu forse perugino più chiassoso. Ma no, in realtà siamo abbastanza simili, certo, caratterialmente un pochino differiamo, però come principi morali siamo veramente molto, molto simili, se non uguali, quindi è quello che ci accomuna, che nel tempo ci ha unito fortemente. Abbiamo creato una forte amicizia. A Cagliari avevamo un bellissimo gruppo, eravamo veramente grandi. 5-6 grandi amicizie che abbiamo coltivato e tuttora coltiviamo e ci sentiamo sempre, quindi è stato per me molto, ma molto bello ritrovarlo qui. È stata anche una delle motivazioni che mi ha comunque spinto con grande forza, perché ritrovare un grande amico così è veramente stato un piacere che è difficile anche da descrivere. Ancora un paio di domande. La prima: mi sembra che tu non hai mai giocato nelle nazionali, nemmeno nelle giovanili. C'è un pizzico di rammarico in questo? Sì, ho fatto solo qualche convocazione in Under 20. Ma sì, nel senso, un pizzico più che rammarico. Ci ho sempre sperato. Probabilmente c'è stato qualche momento in cui ci sono stato magari anche vicino, perché a quanto mi era stato detto. Però un po' di sfortuna, un po' mi è mancata forse un pizzico di continuità negli anni migliori, con qualche infortunio un pochino subdolo che mi ha tenuto fuori inspiegabilmente a lungo. Però può capitare, sarebbe stata un po' la ciliegina sulla torta, ma no, non credo, non voglio sicuramente lamentarmi di tutto quello che ho avuto.
Ecco, poi tu hai avuto un sacco di allenatori di livello, da Torrente a Zeman, Rastelli, Marandi, Francesco, Semplici, Javorcic, Vanoli, poi ne ho saltato anche qualcuno. C'è qualcuno che ti ha dato di più rispetto agli altri? No, penso di aver preso da tutti un po'. Poi ovvio ci sono sempre allenatori in cui puoi creare un legame più forte, alcuni magari di meno, alcuni che ti lasciano di più e viceversa. Però da tutti ho imparato e ho rubato qualcosa. Mi sento di ringraziare Vanoli, perché anche se è l'ultimo che ho avuto l'anno scorso, ci ha dato tanto, e a me personalmente, dopo un'annata un po' strana dove sono partito ad ottobre, sì, anche mentalmente è stata un po' difficile per me da superare come situazione, credo sia stato un allenatore che mi ha dato veramente tanto a livello di stimoli, mi ha fatto veramente reinnamorare di questo sport e lo volevo ringraziare. E poi, se la Feralpi è stata la sesta squadra tua, ne hai avuto anche un'altra, una società ombra che ti aveva tesserato, il Parma. Sei stato del Parma, ma non ci hai mai giocato. Però il Parma sarà la prima che la Feralpi affronterà in campionato. Sì, ho fatto solamente il ritiro estivo con il Parma, poi quello stesso anno sono andato a Cagliari a fine ritiro, e quindi è stato un passaggio brevissimo, ma una grande società, per carità, la conosciamo tutti, sarà la nostra prima partita e non vediamo l'ora che arrivi e di farci trovare pronti, perché veramente siamo tutti molto, molto emozionati di iniziare questa stagione. Francesco Doria, Giornale di Brescia. Oltre 300 partite tra i professionisti, cosa vogliono dire portate come esperienza in un ambiente giovane come questo? No, io spero che sia proprio questo, cioè cerco di portare qua, dare un pizzico di esperienza appunto e di riportare tutto quello che queste 300 partite o più, anche di più mi hanno dato, e dare un pizzico ad ognuno di loro anche di sicurezza e tutto quello che ho imparato. Io mi piace veramente trasmetterlo e condividerlo con tutti, e spero di riuscirci nell'arco dell'anno nel migliore dei modi. Tu hai citato Vanoli e Venezia e la scorsa stagione, è un ricordo immagino molto fresco, che può essere un aiuto in più per questa società che ha come obiettivo unico la salvezza. A Venezia eravate partiti con tutt'altre ambizioni, poi vi siete ritrovati in quel magma che è la zona retrocessione. Quindi, immaginando un campionato difficile, è un surplus di esperienza quello che viene fuori da lì. Assolutamente sì. Ha fatto capire quanto sia difficile questo campionato e bisogna averlo ben presente, anche noi, perché come abbiamo visto lo scorso anno è una squadra molto attrezzata, come credo fosse la nostra squadra Venezia l'anno scorso anno, ha faticato, ci siamo trovati anche negli ultimi per un breve periodo, quindi significa che veramente bisogna curare tutti i dettagli sempre, ogni momento, in ogni secondo. Probabilmente quello che era mancato scorso anno all'inizio è stato quello, e poi siamo stati molto bravi a ritrovarlo, e cercherò sicuramente di riportare quest'anno questa esperienza, che ha significato molto per far capire quanto sia un campionato difficile. Tu hai parlato tanto di Sau, hai detto che è stato un po' nel gioco del passaparola, è stata la molla che ha fatto scattare definitivamente la scelta di venire a Salò. Hai trovato qualche altro compagno che già conoscevi? No, conoscevo già Elia Leali, e sicuramente voglio ringraziare anche Elia, ma anche il presidente, il direttore, perché sono stati veramente, soprattutto loro, le persone che mi hanno convinto a venire qui e mi hanno dato le motivazioni giuste per venire, perché sicuramente se sono qui è perché ho visto una società in crescita, di livello,
che è con ambizione, quindi questo è stato il motivo principale per cui sono qui. Poi ovviamente Marco era un po' la ciliegina, nel senso è stato un piacere ritrovarlo, un grande piacere, ma è stato tutto il resto che mi ha convinto. Non voglio sicuramente, anzi, come ho detto, voglio ringraziare per questa opportunità e spero di poter dimostrare quello che vuole la società, cioè quello di dimostrare che questa società è all'altezza di questa categoria, perché penso che questo è l'obiettivo di tutti quanti. La Radio Calcio dice che tu ovunque sei andato sei stato un leader dello spogliatoio, perché hai questa presenza, hai questa capacità di dialogare con tutti i giovani e meno giovani e di essere l'esempio in campo. Ti rivedi in questa definizione che arrivano un po' noi giornalisti così? No, ringrazio tutti quelli che mi definiscono in questo modo e cerco di esserlo tutti i giorni, cerco di essere un esempio tutti i giorni, di non sbagliare mai. Poi sono umano, sbaglierò, farò commettere errori, ne ho commessi e lo farò ancora senza dubbio, però cerco sempre di approcciare in maniera positiva ad ogni modo, ad ogni allenamento, ad ogni partita e cerco di trasmettere, come ho detto prima, tutto quello che ho imparato sempre e da sempre, quindi spero di riuscirci ancora una volta. Il tuo approccio con Stefano Vecchi? No, è stato un ottimo approccio, c'è dialogo, c'è la volontà di collaborare, di crescere tutti insieme, quindi penso che questo sia un ottimo punto di partenza. Approdi nella società 2 come storia della provincia di Brescia e ovviamente c'è il Brescia e qui tutti stanno aspettando l'ufficializzazione di quello che si immagina di questo ripescaggio e sarà derby. Cosa vuol dire per te arrivare in una società e vedere già questa partita come diversa dalle altre? Beh, i derby sono sempre speciali, i derby fanno sempre piacere. Sono sempre partite molto particolari, molto sentite e sicuramente ci auguriamo tutti quanti che, come ci auguravamo prima, ma di poterla giocare, perché vuol dire molto per questa società ma anche per tutto il territorio, quindi speriamo che ci sia veramente questa opportunità definitiva. L'ultima cosa, prima di passare il microfono, guardavo i numeri anch'io e vedo che malgrado la tua statura di gol non ne hai mai fatti troppi, poi per qua ti sei presentato alla prima Salò con un bel gol. Dipende, ne ho fatti tanti qualche periodo, un po' meno altri, ma dipende poi dalle annate, è tutto molto particolare, non ne ho fatti troppi ma neanche troppo pochi, mi viene da dire. Quindi spero sicuramente sia una buona annata anche sotto questo punto di vista. Altre due domande. Tu che sei di Castiglione del Lago, ma in realtà nato a Castiglione, ma in realtà abitante a Magione, da giovane dicevi che ti sarebbe piaciuto fare il tennis, ma visto che hai la pista lì di Magione non hai mai pensato di fare automobilista? No, per fortuna, o per sfortuna, se non lo so, non sono un grande amante della velocità. Cioè, perlomeno mi piace seguirla, seguo la Formula 1, mi piace tantissimo, mi appassiona, ma al volante sono uno molto cauto. La pista quindi, in casa hai lì, no? Quindi no, per fortuna non mi ha mai attratto. Poi mi sembra che tu sia fisicamente abbastanza integro, cioè io ho notato un intervento chirurgico, operazione ernia inguinale, mi sembra che sia stato il tuo accidente maggiore questo? Sì, insieme a mare ho fatto una volta il menisco, non sì. Ho avuto grandi infortuni, sì. Se permettete faccio un po' di scongiuri, ho avuto qualche, come dicevo prima, qualche infortunio piccolo che però per assurdo mi ha tenuto fuori più tempo del dovuto, come è stata magari la fascite plantare, che può essere un niente a volte, a me invece è stato qualcosa che mi ha tenuto fuori veramente troppo. Ritengo di essere abbastanza integro e spero di stare bene ancora a lungo. Quindi pensi di durare ancora? Lo spero. Tanti anni? Mi auguro di sì. Benissimo, grazie mille. Ringraziamo Luca Cipitelli e ancora grazie a voi. La famiglia dei Leoni del Garda. Sempre forza Verde Blu. Grazie a tutti. Grazie.